La stagione influenzale sembra finalmente avviarsi verso la conclusione. Nella settimana tra il 18 e il 24 aprile 2022, la rete di sorveglianza epidemiologica Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità ha stimato poco più di 217.000 casi di sindromi simili influenzali, pari al 3,68% dei casi per 1.000 abitanti. Un'incidenza in calo di quasi mezzo punto rispetto alla settimana precedente, ma che resta comunque la più alta degli ultimi 20 anni in questa stagione. Il calo maggiore nell'ultima settimana è stato registrato nella fascia di età 0-4 anni, in cui si sono verificati 10,55% di casi di sindromi influenzali per 1.000 abitanti. Nella fascia da 5 a 14 anni il tasso è al 4,74 per 1.000 rispetto al 5,77, in quella 15-64 anni 3,51 rispetto al 3,57, negli over 65 si sono contati 1,83% dei casi per 1.000 rispetto a 1,99 della settimana precedente. I casi di sindromi similfluenzali sono in calo in tutte le regioni, anche se al momento Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia presentano un'incidenza superiore a 3,16% dei casi per 1.000, considerata la soglia basale al di sotto della quale la stagione non si considera spenta.